bastone. Agagagagra. Cari amici elettori, cari fratelli e sorelle, soprattutto sorelle, sono io, Silvio Bastoni, e abbiamo vinto anche questa volta. Abbiamo sconfitto il comunismo. Yeah! I Five Brothers sono stati eliminati. Sono stati devastati e ora abbiamo vinto anche questa volta. Contenti? Uè, babascioni! Sono io, Silvio Bastoni. Silvio Bastoni che vince sempre. Allora, novità assoluta. I Fine Brothers hanno avuto la scagazza proprio, hanno avuto la merda che gli usciva dal culo. Hanno ritirato il trademark, cioè hanno ritirato la loro parola dal copyright, e oggi YouTube è un posto migliore, è un posto migliore, perché questi stronzi non l'hanno vinta la battaglia, non l'hanno vinta, abbiamo vinto noi, ha vinto la libertà e ha vinto soprattutto YouTube, perché YouTube se perdeva questa cosa era destinato al fallimento, che già è lì per fallire YouTube. Datemi retta, perché come stanno andando le cose è veramente pessimo. Comunque, abbiamo vinto. Perché? Perché i Fine Brothers, dopo aver perso una milionata di iscritti in due giorni, hanno sentito la cagarella nel culo, no? Come vi dicevo prima. E hanno tolto la parola, il copyright e tutto il resto. Quindi vaffanculo, potete mettere react, reacting, reacts con la S di stronzo, potete fare quello che volete e questi stronzi non vi potranno più dire nulla. Cosa hanno fatto questi simpaticoni? Perché adesso dobbiamo aggiornare la situazione. Cosa hanno fatto? Praticamente hanno chiesto scusa. Poverini, poverini! Hanno chiesto scusa, capito? Madonna! Ma come fai a chiedere scusa? Cioè, non è che hai insultato un utente e gli hai detto figlio di puttana e poi gli dici no scusa, stavo pensando a un'altra cosa, che lì ci stanno le scuse. Cioè, tu hai provato a inculare un sacco di gente con una stronzata che non è neanche tua. Perché oggi vado a spiegare le cose. Allora, dopo aver perso un milione bla bla bla, hanno chiesto scusa e tutto. Però, scusa i miei cazzi, il mio cazzo scusa, perché no? Perché tu devi chiedere scusa agli utenti per essere stato una merda! Una merda, dovevi dire, io sono una merda, scusatemi, ho provato a fottere più soldi possibili, sono una merda! Allora così, magari sì, magari ti perdonavo, ma visto che hanno chiesto scusa, oh, apologize! Ma vaffanculo! Voi e chi vi ha messo al mondo, perché? Perché, allora, non solo gli utenti vi hanno resi famosi, ricchi, non vi hanno fatto mandare in fabbrica a lavorare per $700 al mese, brutti stronzi, vi danno visual, vi danno fama, vi danno tutto, figli di puttana. Ma oltretutto avete voluto pure incularli, perché, scusa scusa sti gran cazzi, ma i video che avete fatto rimuovere, eh? Eh? Dove sono quei video, eh? Tutti quei video che avete fatto rimuovere, reacts, reacting, mia nonna, tua nonna, dove sono? Sono spariti, quindi scusa, il mio cazzo! Sai cosa dovete fare per chiedere scusa? Pagare voi gli utenti che avete danneggiato, stronzi, con i soldi della partnership che avevano fatto su quei video. Allora lì sì che vi perdonerò! Ok, apologize, ti è venuta la scagazza, che hai perso 1,5 milioni di iscritti in due giorni, pezzi di merda, ti è venuta la scagazza, quindi questo è un video react del reacting dei Fine Brothers, ci ho messo anche il titolo a chiappa views, così mi guadagno alla faccia loro i soldi che dovevano andare a quei poveri iscritti, poveretti, a cui è stato rimosso il video perché hanno usato fare reacting, perché reacting l'hanno inventato loro, no? Lo sapete? Cioè, l'hanno inventato loro il react, no? Giusto, no? Sto cazzo hanno inventato! Sto cazzo! In culo a loro hanno inventato, perché? Perché se io guardo un video di merda, cioè guardo un loro video, nella mia faccia viene una reazione. Quindi non l'hanno inventata loro. Come viene a me, venivano i miei avi
ai vostri avi, quindi non, loro non hanno inventato nulla. E soprattutto, i primi a fare video sul React non sono stati loro! No! 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 Andate a cercare su YouTube o dove cazzo volete voi, i primi a fare reacting non sono stati loro! Quindi basta! Basta! Non hanno nessun diritto, non avevano nessun diritto, hanno fottuto un sacco di video di utenti che non c'entravano niente, che si sono visti il copyright soprattutto, ma soprattutto la notifica dell'infrazione, che rimane lì sul canale per 6 mesi, perché molti non lo sanno, molti di voi non hanno la partnership, quindi non lo sapete, ma quando uno vi segnala un video, copyright o quello che vuoi, rimane che tu un avvertimento, no? Ti vengono gli avvertimenti, dopo 3 avvertimenti ti chiudono il canale. Con un avvertimento rimane per 6 mesi, belli miei! E quindi questi poveri utenti che si sono visti togliere il video fuori dal mondo, perché questa è una cosa fuori, hanno questo avvertimento per 6 mesi. Quindi per 6 mesi questi poveretti avranno un avviso in più, che è sempre pericoloso, no? Avere sempre un avviso, cioè meglio non averne. Però, insomma, averne uno è pericoloso. Non si sa mai, magari te ne becchi un altro per un altro video e dopo ti chiudono il canale. Buonanotte! Quindi, invece di dire apologize, il mio cazzo è apologize, tu devi ripagare, voi due stronzi, ripagherete tutti quegli utenti, perché ormai il danno è fatto. Perché io sono andato a vedere oggi, dopo le scuse che hanno fatto, ma sono ancora in calo, erano 633.000, 13.633.000 ieri, oggi sono 13.608.000. Ne hanno persi 30.000 oggi 30.000. E quindi apologize, il mio cazzo è apologize, capito? O ripagate tutti gli utenti e fate una bella, che tanti soldi ce li avete, perché ve li danno tutti i giorni quegli stronzi che guardano i vostri video del cazzo, e ripagate tutti quegli utenti a cui avete segnalato il video e avete la lista e lo sapete meglio di me, allora lì sì che forse apologize, ma qui no! Qui non si apologizza un cazzo finché non ripagate gli utenti, perché è troppo facile. Ah, scusate, abbiamo tentato di fottervi. Ma vaffanculo, va! Comunque, abbiamo finito la partita, siamo ovviamente masselli, non ho guadagnato un cazzo, nonostante abbia ammazzato 2 persone e causato 2.294 di danno. Non so perché non si guadagna un cazzo, senza premium, vedete che senza premium non si guadagna niente. Ora vi saluto, torniamo su World of Tanks prossimamente, con tanti video perché ne sto girando e sto combattendo di brutto con il mio Tiger nazista Sigai! E preparatevi perché fra un po' ci sono le macchinine, le macchinine con razzo, avete capito, eh? Avete capito? Come non avete capito? Ve lo faccio dire da Silvio Berlusconi. Mi consenta, come non avete capito? Non avete capito che esce Rocket League, capito? Ignoranti! Esce Rocket League fra un po'. Dovrebbe uscire a metà febbraio su Xbox One, quindi preparatevi, e quello sarà un acquisto ovvio, è una di quelle cose ovvio, va comprata, punto. Ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline, e ci rivecchiamo al prossimo React, volevo dire al prossimo video. I Fine Brothers puzzano. Tanti like per Capobassone. Agagagagra.